taglio del nastro per la mediateca di Recanati nei recuperati locali dell'ex pretura in corso Persiani nel complesso del polo bibliotecario ed è subito festa e stupore. Tutti con gli occhi sgranati per una struttura quasi unica nelle Marche e di grande impatto. A festeggiare insieme all'amministrazione comunale, che l'ha fortemente voluta, con il sindaco Francesco Fiordomo e l'assessore alle politiche culturali Rita Soccio in primis, tanti bambini, ragazzi, insegnanti e cittadini pronti a sperimentare le potenzialità della struttura che sarà gestita dall'AMAT. Quando si raggiunge un obiettivo si pensa sempre alla gioia, alla bellezza del momento, ma non si focalizza mai quanta strada si è percorsa, quanto lavoro, la progettualità e la fatica, anche le difficoltà che si incontrano. Questi locali erano abbandonati da 15 anni e li abbiamo voluti far ripartire, far rivivere. Sono nel pieno del centro storico, c'è una strategia precisa di rivitalizzare il centro storico e di recuperare, più che di costruire cose nuove, di recuperare l'esistente. Qui avevamo la biblioteca, l'archivio storico, la Benedettucci, il complesso della diocesi di San Filippo e volevamo fare qualcosa di nuovo, di diverso, ispirandoci un po' a quello che avviene nelle città più grandi, nelle città del nord Europa, perché i ragazzi avevano suggerito questo progetto, lo avevano pensato quando abbiamo compiuto insieme il percorso per la candidatura a Capitale della Cultura Italiana 2018. Avevamo sempre detto che quel percorso lo avremmo concretizzato e oggi portiamo a casa un risultato importante. È il luogo dell'incontro, è il luogo della creatività, della fantasia, del gioco, dello stare insieme, un luogo che vediamo così bello, così accogliente, così vissuto e che dovrà essere vissuto nella quotidianità, dando ad ognuno le possibilità di poterlo immaginare, costruire e vivere come meglio crede. Una struttura che resterà nel tempo. Direi che sono soldi spesi bene, è un investimento per la crescita delle nostre nuove generazioni, ma di tutti noi, perché poi, come avviene per la biblioteca, è un luogo frequentato dai bambini piccolissimi, nati per leggere, nati per la musica, fino agli ottantenni e novantenni che tutti i giorni frequentano la biblioteca, magari per leggere il quotidiano. La mediateca sarà anche un luogo flessibile e polifunzionale che potrà assumere diverse configurazioni grazie a pareti e pannelli scorrevoli, in modo che al bisogno potrà essere utilizzato per incontri, laboratori, eventi temporanei o mostre. Ho visto lo stupore, la meraviglia, la positività questa mattina dei genitori, degli insegnanti, di alcune nonne che erano veramente entusiaste di questa nuova realizzazione. Penso che sia il giusto inizio. Perché? Perché questo sarà effettivamente lo spazio dove le scuole, gli insegnanti, i ragazzi, le attività produttive del territorio, abbiamo già la Clementoni al nostro fianco, l'Università di Camerino, Amat, tutti quanti potranno portare un piccolo, grande contributo per far sì che qua dentro nasca nei prossimi anni qualcosa di buono e di utile. Un'iniziativa attesa, una promessa mantenuta e un sogno che si realizza. È vero, devo dire che questa della mediateca è in questi 5 anni è la seconda soddisfazione più grande che ho avuto. La prima è quella di aver risolto tutti i problemi del centro mondiale con Leopardi, ma questa della mediateca è sicuramente un risultato grandissimo per la cittadinanza, che poi è per tutte le età, non sono solo per i ragazzi o per i bambini, ma anche per gli adulti. Perché questa mediateca è un contenitore creativo dove ci saranno i laboratori, sì, per i piccoli, per i grandi, per gli adulti, ma non solo. Un punto d'incontro, un punto dove potersi ritrovare, un punto dove, perché no, fare dei progetti di robotica, di multimediali, ma anche, perché no, giocare con un gioco di società. Avete detto che è partita anche da una sollecitazione arrivata dalle scuole, o meglio dai ragazzi.
Sì, devo dire che è proprio così, perché è proprio i ragazzi che me l'hanno chiesto, quelli del liceo soprattutto, dove si lamentavano del fatto che di pomeriggio purtroppo il nostro liceo, il Venieri, è chiuso. E allora da lì proprio l'idea di dire: perché non dare uno spazio ai ragazzi dove appunto poter fare i compiti, ma non solo. Quindi un po' mi sono messa nei loro panni e quindi tutto quello che vedrete all'interno della mediateca è proprio frutto di una corrispondenza con i ragazzi. Che cosa si intende per mediateca? Che cosa avete pensato proprio come possibilità per chi vorrà usufruire di questi spazi e di questi servizi? È proprio l'idea di avere degli spazi protetti dove ognuno, ripeto, non solo i ragazzi ma anche gli adulti, si possono ritrovare per fare un laboratorio, per fare anche incontri, presentazioni, ma anche, ripeto, questa la sottolineo sempre, anche un momento di incontro, cioè proprio perché all'interno del centro storico, e questo è anche un momento di riflessione, perché potrebbe essere anche l'occasione di rivitalizzare un po' Corso Persiani. Perché se si danno questi spazi, questi locali liberi dove ognuno può venire quando vuole, ripeto, non solo per fare dei laboratori o dei corsi ma anche proprio per leggere un giornale, e ovviamente ci sarà un movimento tale che si creerà, quindi si spera anche si riverserà sul centro storico e sui commercianti. Ci sono anche delle importanti e interessanti novità anche tecnologiche. Abbiamo visto una stanza con delle meravigliose sedute con delle cuffie. Sì, sono le due sale, quelle diciamo più interessanti, una per i grandi e l'altra per i piccoli. Quella per i grandi è proprio una silent room dove ci sono 5 postazioni, quindi poltroni molto avvolgenti, con delle cuffie che si possono mettere, quindi ascoltare la musica tramite dei tablet e guardando il panorama meraviglioso che abbiamo qui l'affaccio sul Monte Conero. E l'altra invece per i piccolissimi è una stanza, una sala con dei cocoon, che sono praticamente una sorta di crisalide dove all'interno c'è musica e anche colori, dove i piccoli possono ascoltare gli audiolibri, e quindi quello è un posto molto giocoso. Assessore, in sostanza si realizza un polo bibliotecario di grande livello per la città, che resterà nel tempo. La mediateca proprio si inserisce all'interno di un progetto di polo bibliotecario insieme alla biblioteca e all'archivio storico e anche alla biblioteca Benedettucci. Quindi è proprio tutto un centro culturale che si trova poi al centro della nostra città, quindi cultura ma anche, si spera, economia. La mediateca come luogo fisico, strutturato e moderno, nel solco di quel percorso che aveva portato la città di Recanati a partecipare alla candidatura per diventare capitale italiana della cultura, di cui peraltro è risultata la vincitrice morale. Intanto abbiamo riaperto e ridato ai cittadini la possibilità di utilizzare un ambiente in pieno centro storico, e quindi quando si riparla di rivitalizzazione del centro storico credo che sia importante anche questo tipo di investimenti, non soltanto la parte commerciale ma soprattutto oggi la parte culturale. Era questo progetto all'interno del progetto complessivo della capitale della cultura. Sappiamo come sono andate le cose, noi siamo rimasti convinti che il nostro progetto fosse il migliore, poi Palermo pesa più di Recanati e quindi sappiamo come sono andate le cose, però abbiamo tenuto duro e abbiamo cercato di realizzare la maggior parte dei progetti che erano all'interno della candidatura, e questo è proprio uno di questi tasselli più importanti. Ci siamo riusciti, non senza difficoltà, perché poi le risorse non sono mai troppe, quindi c'è sempre qualcuno che pensa che un altro investimento possa essere migliore di quello che si sta facendo. Noi abbiamo tenuto duro sulla cultura, perché cultura e turismo per la città di Recanati sappiamo che è l'unico futuro su cui può contare. La mediateca anche come incubatore di idee, aperta al mondo universitario e alle imprese con cui collaborare e coprogettare iniziative e interventi nei settori più disparati. L'università ha aperto una collaborazione che sarà finalizzata a potenziare tutta la parte informatica e anche di robotica, che potrà essere utilizzata all'interno di questa mediateca e anche della biblioteca. Svilupperemo dei sistemi per l'archiviazione e la digitalizzazione dei testi, che potranno quindi essere consultati a distanza, in remoto, e quindi questo porterà
questo luogo così bello al centro della città, al centro di un territorio senz'altro più vasto, perché quello raggiungibile elettronicamente, che può essere teoricamente tutto il mondo. Un luogo dall'alto valore simbolico e strategico, che rappresenta una nuova opportunità per tutti. Come vi sembra questo posto? Bello. Cos'è che ti è piaciuto di più? Cosa ti ha colpito? Il video. Pensi che potrai tornarci con la scuola, con la famiglia? Sì. Fare i compiti o anche per giocare? Per fare tutte e due cose. Ma è un'iniziativa interessante, è sicuramente un luogo di svago in cui i ragazzi possono divertirsi e lasciarsi andare, insomma. C'era bisogno, secondo te, di un posto come questo a Recanati? Sì, penso proprio di sì, perché i ragazzi vanno sempre in piazza e non stanno mai dentro. In un posto chiuso, rilassarsi, secondo me, ci voleva. Adesso lo farete sapere anche agli altri? Certamente, lo faremo sapere agli altri e chiaramente verremo anche noi qua. È molto bella, ha fatto delle stanze veramente belle, grandi, e poi le stanze sono diverse, utili comunque anche per noi che dopo scuola magari abbiamo dei rientri, e quindi qui può essere un luogo molto utile anche per noi, anche per ritrovarci il pomeriggio. C'è la stanza dove possiamo ascoltare la musica, anche là la stanza dei giochi, anche perché siamo un po' grandi, però è veramente carina, sì. Adesso con un po' di passaparola farete conoscere questa struttura a tutti. Anche io sono di Porto Recanati, quindi volendo anche tutti i miei amici comunque vicini di casa, i miei amici del mio gruppo, mia sorella che è più piccola, volendo che ha degli amici anche qua, possono venire qui. Sì, molto bello, faremo sapere a tutti.